Eccoci qua, siamo nella bassa, no? Si dice nella bassa. Sì. Nella bassa cosa vuol dire esattamente? Bassa? Perché siamo bassi, siamo sotto il livello del mare qua, soprattutto questa Ah, parte. sotto il livello, quindi dice bassa perché siamo sotto il livello Più o del mare. meno. Prima stavi dicendo qualcosa, Bruno. Stavi dicendo che ti incontra della gente, che magari tu conosci, Sì. e che cosa ti dice? Ti ringrazio di quanto stai facendo a livello di informazione, perché stiamo mandando a tutti quelli che conosciamo, quelli che abbiamo nella mailing list, per esempio, i conoscenti con cui si parla, con cui si parla meno, anzi, a volte non si parla neanche, però mandiamo tutte le informazioni che troviamo, quelle che riteniamo che sarebbe il caso che la gente venisse a conoscenza, perché è molta E roba voi perché lo veramente. fate, Bruno? Perché vogliamo che la gente venga a conoscenza della verità. Che cosa vuoi volere di più? Non lo fai mica per farti notare, non ce ne frega proprio niente. Quindi, Noi quello che ci interessa è che la gente venga a conoscenza di quello che gli altri non gli vogliono far venire a conoscenza. ma qua c'è qualche domanda che voglio farti. Allora, tu hai verificato che quando una persona viene a conoscenza di qualcosa, questa persona vive meglio o peggio? Non lo so di preciso. Tu come vivi? Io non lo so nemmeno io, forse sono più le volte che mi incazzo perché non c'è riscontro. Ma che tipo di riscontro vorresti Riscontro che la avere? gente si muovesse, perché tu le informazioni non le dai perché dici, ah, visto che figaccione che siamo noi, ti abbiamo mandato tutte le cose, ah, che bravi che siamo, non ce ne frega proprio nulla. A noi Ma quello che ci interessa si è che muovesse si per fare che muovesse e perché cosa? facesse quello che facciamo noi, Cioè? rendere la gente consapevole di quella che è la situazione reale, non di quello che ci vogliono far credere. E quindi muoversi, fare qualcosa in più, però. È chiaro, da dietro un computer fai qualche cosa, ma non serve Ma io voglio un po' provocarti stamattina, perché a me negli ultimi giorni sto facendo un po' di riflessioni, no? Allora, secondo te la stragrande maggioranza degli italiani hanno o no intuito che a c'è qualcosa che non va? me. No. Sì, attenzione. Per dire qua non funziona, cazzo sono capaci tutti, Bene. ma per pensare minimamente a quello che c'è dietro che non funziona, come è strutturato. No, non lo sanno, No, sanno non sto veramente in parlando poco, o di quantomeno, conoscenza. attenzione, quantomeno hanno paura di dirlo forse. Magari, Allora, magari più di qualcuno, magari pensi che siano molti meno, invece sono molti di più, però non escono allo scoperto, hanno paura, temono. ma io non sto parlando se sanno esattamente come funziona il tutto, però la forte sensazione che c'è qualcosa che non va, che siamo in un sistema che tutto sommato tende a schiacciare, secondo te non c'è? No, non c'è. O se uno prova a iniziare a pensarci è distratto da tutto il resto, quindi non. Quindi non c'è. Ma tutto quello che ci stiamo facendo per distrarci, Vabbè, ma dai. torniamo a prima, quindi tu dici la prima cosa che bisogna fare è informare. E una Assolutamente. volta che sei informato, che succede? Bisogna muoversi, perché una volta che sai, se Ecco, non fai un cacchio, allora è meglio che non lo ma è sai. su E muoversi che tanta gente chiede anche a me, per fare muoversi, organizzarsi. che cosa? Per smuovere la gente, devi uscire di casa, rimanere dietro un computer serve per mandare l'informazione, ma se dopo l'informazione non la utilizzi per fare concretamente qualche Ma cosa, è non sul serve a fare che vorrei nulla. capire, Bruno, cioè fare che Bisogna cosa? organizzarsi, uscire, fare le denunce, muoversi, creare una coscienza che si dimostra per strada, non dietro a un computer. Dietro a un computer io sono bravissimo, cazzo, Ecco, ma siamo in tanti bravissimi, ci noi mancherebbe che facciamo informazioni, altro. sentiamo, Ma sto sì, ma mi chiedendo, no, no, capita, aspetta, guarda, volevo ascolta. finire la domanda. Sentiamo che cosa ci stiamo muovendo o riteniamo che sia tutto fermo in sostanza? No, quasi tutto fermo, no, ma quasi. Cioè, Ma quando ti capita che ci sono quelli che ti chiamano, ti dico, cazzo, grazie per quello che stai facendo, veramente. Benissimo, mi fa piacere. Vuol dire che ho fatto qualcosa di utile. Ok, abbiamo dopo fatto. questa Coinvolgo persona mia si moglie sente a perché è sua molto. volta di informare Però oppure rimane là, ti ringrazio mi e basta? sembra proprio che i ringraziamenti finiscono l'azione. Non c'è un seguito, non c'è. Sì, qualcuno magari poi dopo prova a cominciare a parlare un pochettino di più, ma non mi con tutto quello che si è fatto nel nostro piccolo, facciamo un esempio di mio di Nadia. Nel nostro piccolo abbiamo fatto una serie di informazioni dove ci siamo presi di tutto dietro. Ci hanno dato dei pazzi, fanatici, ma non mi interessa. Di tutto ci hanno detto dietro. Il problema è che nessuno si è fatto un punto di domanda di ma sono proprio scemuniti? O forse qualche cosa in quello che mi sembra tutte sciocchezze di vero c'è e vado a controllare? No, cazzo, nessuno, 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 nessuno. Anzi, mi vengono in mente le parole che è più facile perdonare un efferato delitto. Che chi ha avuto ragione per prima? Io non pretendo di aver avuto ragione per prima, io l'unica cosa che dico è che c'è qualcosa che non torna e ce n'è la possibilità per esserne consapevoli. Ce n'è la possibilità.
Solo questo dico. Perché anche... come mi sono reso conto io, la mia famiglia e qualcuno che conosco, cazzo se possono andare contro tutti. Basta un attimino svegliarsi. C'è anche la batteria della videocamera che scarica, quindi si spegne, la carichiamo e poi ricominciamo. Okay. Ma ripeto, io stamattina voglio fare un discorso estremamente chiaro, trasparente. Poi non è detto che tu la pensi come me, ci mancherebbe altro, ma tu ritieni che siamo in una fase di stagnazione, sì, che in realtà non avanziamo, no, non avanziamo, ma che stiamo noi informando tantissima gente. Primo, rischiamo di non portare a casa il risultato; secondo, rischiamo di portarla a casa per qualcun altro che ha maggiore capacità, ma, di arrivare, maggiore capacità comunicativa, ma soprattutto non riusciamo a finalizzare questa informazione verso qualcosa. Sono io che non ci capisco più niente, o anche allora, tu hai questa sensazione? Se qualcun altro porta a casa il risultato per fine bene comune, non mi interessa. Ma certo. Ah, va benissimo, anzi, ben venga. Ma tu ritieni che Grillo lo porti avanti? No, per... No, ah, okay, no, no, io l'ho già detto l'altra volta. Purtroppo, okay, purtroppo, io Grillo, veramente, quando uscì le prime volte col signoraggio, fece qualcosa di grandioso. Perché adesso il signoraggio non lo tocca più? Perché non parla più della moneta debito? No, ma adesso il problema è non considerare più reato la clandestinità, capisci? Questa però, è un'altra cosa, lasciamo è stare fuori, pazzesca, però non voglio sminuire nessuno del Movimento 5 Stelle. Ma ci mancherebbe altro. Ribadisco che dentro c'è sicuramente un sacco di gente, certo, soprattutto, certo, che ci mette l'anima, e questa fa la differenza. Poi che siano più competenti o meno competenti, e questo è anche un problema, perché se non sei competente è meglio che non fai. Lascio il passo un altro, però l'importante è che però il discorso di base è che non ci siamo con l'argomento principale, che è il problema vero, unico che abbiamo. Ma allora, scusa, se dopo tutto questo tempo in cui si informa, mi pare che sia un fiorire anche di convegni, magari qualche conferenza, eccetera, ma non ci schiodiamo, nel senso che non ci facciamo sono... facciamo il gioco dei poteri. Facciamo il gioco dei poteri. I protocolli lo dicono chiaramente. Ci lasciano, esatto, i protocolli. Ci lasciano discutere, incazzarci tra noi, dividerci sempre. Tanto di più. Non combiniamo nulla. Ma allora, che cosa ci sarebbe da fare? Cioè, che cosa si dovrebbe fare affinché ci sia la reale partecipazione della gente, affinché la gente si senta coinvolta, soprattutto, un'altra cosa Bruno, scusa, soprattutto fare in modo, perché tantissima gente sa, ma non si espone, tra virgolette, perché ha paura. Quindi noi dovremmo trovare delle azioni che possano combinare insieme, io lo sto dicendo, poi tu mi dici se sei d'accordo, una certa partecipazione, coinvolgimento, delle azioni pratiche, fare in modo che la gente non solo non abbia paura, ma che sia orgogliosa di quello che sta facendo, perché sa che è utile, utile a se stessa, utile agli altri. Trovi che sia arrivato il momento di trovare qualcosa del genere, o è una mia elucubrazione fondamento? Assolutamente, anche perché a noi le cose che ci dicevano principalmente erano: fallo prima tu che poi lo faccio anch'io. Questa è una cosa che ti fa incazzare come una bestia. Quindi significa che non hai nessuna intenzione di fare nulla. Aspetta, allora potremmo essere in una situazione in cui ciascuno aspetta l'altro. E non è ci così, vogliamo. È così. Fallo tu che poi lo faccio anch'io. E allora come ne usciamo? E non è facile. Non è facile perché la mentalità è... è sbagliato. Però ripeto, dovremmo trovare qualcosa che possa far partecipare, possa coinvolgere, possa rendere protagonista chi lo fa. Non voglio interromperti, ma più della situazione di del cacchio in cui ci troviamo, che cosa ci può far partecipare? Più di quello che stiamo supportando e subendo. No, ma noi stiamo subendo, non stiamo partecipando. Appunto, più che questo, stiamo subendo in maniera brutale, stiamo sopportando in maniera brutale, stiamo accettando ogni peggio porcheria, siamo ridotti a schiavi, perché questo siamo. Che cacchio ancora ti devi fare per far partecipare la gente? Secondo me c'è qualcosa da fare. Gli devi togliere veramente la sedia da sotto, no, il culo e il panino a mezzogiorno. Basta. Quando sono veramente senza più niente, forse sarà un po' tardi, perché poi dopo il lavoro a fare trigo. Però forse personalmente, siamo qua, personalmente forse. Credo che, appunto, mettendo insieme delle azioni che possano far partecipare, coinvolgere, togliere la paura, rendere protagonista chi lo fa, è possibile. È possibile. Ed è questo che ormai dobbiamo fare. Basta continuare solo ad informare, perché se no noi rischiamo, te lo dico per esperienza, anche in base a quello che sto vedendo,
rischiamo di frustrare la gente che ha capito, farla sentire impotente. Tanti stanno desistendo perché naturalmente il tempo passa, le energie impiegate, anche nervose, ma non solo, molte volte anche economiche, anche di altro tipo, impiegate sono tante, a un certo punto dice, vabbè, tanto non c'è niente da fare, molliamo tutto, perché forse ci manca l'individuare esattamente quali azioni fare per far partecipare questo popolo, se non interamente, cosa impossibile, ma tantissima parte di queste persone. Forse sono queste azioni che dovremmo individuare. Sì, okay, dobbiamo individuarle, esatto. Però ripeto, se la gente non si smuove con la situazione in cui ci troviamo, ok, piccolo, è vero, però non, detto, non, la gente non è così informata su quello che è la realtà. No, ma soprattutto forse aspetta qualcosa, l'ha sentita una volta, è successo, magari succede ancora. Ma se uno è pecora. Non è che gli indichi la strada e quello va. Bisogna di seguire. Manto, non c'è neanche il manto. Certo, ma ha bisogno di seguire la pecora. Quindi c'è bisogno proprio di pigliare per mano e di dire fai così. L'abbiamo discusso prima. Okay. Se ne prendi uno, ne elimini uno. Ok, c'è il rischio del martire, ma non, l'hai eliminato, non c'è più. Se non si muove un certo numero concreto di persone, non si tiene. Allora, dobbiamo essere molti di più. Il problema è che è vero cacchio, però poi dopo. Ma non è il gatto che si morde la coda. Cioè, noi stiamo. Appunto, quindi da qualche parte noi dobbiamo intervenire. Da qualche parte dobbiamo intervenire e dobbiamo, a mio avviso, noi dire. Le azioni sono questa e deve essere una semplice da fare, farla in contemporanea migliaia di persone, adesso non ti dico in cosa consiste, questa sarebbe l'unica possibilità, perché altrimenti se noi continuiamo ad informare come stiamo facendo, ma poi non c'è un collante che tiene insieme la maggior parte delle persone, rischiamo di fare il gioco del potere che questo vuole. Che, esatto, quello che vuole. No, questo è chiaro. Perché qua adesso è diventato un fiorire di convegni. Ma certo. Adesso per esempio ti faccio subito, poi ti lascio parlare, io ti faccio delle domande. Voi partecipate a qualche convegno, quando esci dal convegno che cosa fai dopo? Informi il più possibile, cerchi di condividere con più persone possibile. Ok, però ma gli altri, tanta gente che fa? Partecipa, poi torna a casa il giorno dopo è tutto uguale, quindi non si muove niente. Alcuni partecipano. È il risultato tangibile. Esatto. Alcuni partecipano ai convegni per vedere che cosa dicono di quanto io già so, o per avere conferma che io sono bravo, che so. Però non c'è azione vera, noi manchiamo di azione. Allora, o cominciamo a capire quali azioni suggerire alla gente, quali azioni concrete, o se no è un comunicare, è un informare assolutamente a vuoto, sterile, che rischia appunto di frustrare, di far sentire impotenti le persone e diamo la sensazione, probabilmente noi stessi, di non sapere cosa fare. No, chiaro, automaticamente dopo un po' passi da quell'altra parte, che comunque muovi ma non sei gestito. Alla domanda di una persona che tu informi, che ti dice ma io cosa posso fare, lo dicono anche a me, noi oggi diciamo informare, io invece vorrei poter dire un'altra cosa pratica. A dire guarda, tu veramente vuoi fare qualcosa o me lo stai chiedendo per avere l'alibi di non fare niente? Non fa nulla. Perché se tu mi chiedi che cosa fare, c'è questa azione precisa, individuata, che devi fare. Se non la fai, allora il tuo è solo un alibi. Concordo. È chiaro, è un modo per nascondere la tua codardia. Noi dicevamo, fare niente. Prima dicevamo informa anche gli altri, adesso non cerchiamo di informare meno, perché tanto alla fine il risultato è quello lì, e incominciamo a dire vai e informati, perché forse facendo di più da solo, non trovando la pappa pronta, magari ti viene un attimino qualcosina in più per cercare di capire che forse agendo e non solo leggendo, distribuendo, si riesce a ottenere qualcosa. È difficilissimo perché noi ci stiamo scontrando con tutti, non ti dico cosa ci dicono, non conta, non mi interessa. Il problema è un altro, è che il tempo passa. Ma a te, per te stesso è sufficiente che tu informi o avverti l'esigenza di fare qualcosa in più? No, la parte informativa è la parte importante, ma è l'inizio. Se non ci si organizza in qualche modo, ma per fare che cosa? Cristo santo, perché bisogna combattere questa situazione. Io non sono purtroppo in grado, perché se fossi stato in grado probabilmente avrei già attivato qualche cosa. Se tu mi chiedi Elia come si prepara il pane, io allora, ti dico il pane si prepara così, cioè ti do delle indicazioni specifiche. Se qualcuno dice Bruno, ma io, cioè al di là dell'informare, cosa posso fare? Ascoltami, ti faccio un esempio. Oggi ho scritto al mio sindaco, da qualche tempo abbiamo una bella continua
scambio di opinioni, purtroppo tramite mail, però intanto è già qualcosa, dove gli ho detto semplicemente: cacchio, proviamo a organizzare un qualche cosa, magari viene fuori qualcuno che è più in grado di altri di organizzare un'azione, magari viene fuori qualcuno che è preposto, che è bravo, che è atto, ma che al momento sta nascosto perché non vede niente che succede. Proviamo a iniziare a fare qualcosa. È ovvio che mi rivolgo al sindaco. Io, da chi devo andare? Sempre a livello informativo. Possiamo anche ottenere un successo, ma rimaniamo a livello informativo. No, Alta, è l'inizio del tema. Perché io ripeto, purtroppo, io personalmente non sono in grado, non mi sento in grado, non sono in grado di organizzare un qualche cosa. Mi mancano le basi. Ho tanta buona volontà, ho tante informazioni, ma non sono uno che può organizzare un qualcosa di concreto. Perciò dico, proviamo a vedere se magari intorno a me c'è qualcuno che lo è in grado, ma che è rimasto nascosto perché soltanto dice: ah, ma cazzo, non ne parla nessuno. Oppure guarda che non c'è nulla di tangibile, che cosa mi muovo a fare, perché ormai questo. Possiamo fare una prova, Bruno? C'è una, due. Immaginiamo, e qui ti faccio vedere questo. Questo è un bicchiere. Uh-huh. Io e te proviamo a parlare di questo bicchiere, e magari è messo in una posizione che né a te né a me va bene, cioè non ci sta bene che il bicchiere sia là. Cominciamo a parlare del fatto che questo bicchiere non va bene, e poi diciamo tutte le conseguenze. Diciamo che è ingiusto che è stato messo quel bicchiere dove è stato messo, che chi l'ha messo non aveva diritto, che a noi ci procura un sacco di danni, io di questo informo te, tua moglie, i tuoi figli, eccetera, eccetera, vi riunite intorno al tavolo e continuate a dire che questo bicchiere non va bene, così non si fa, eccetera, eccetera. In realtà l'unica cosa da fare qual è? Prendere il bicchiere, spostare. A noi manca questo. Certo, a noi mancano, è quello che ti le volevo dire. Azioni. Non sono bravo a parlare. Ok, però a noi mancano le azioni, perché noi possiamo organizzare tutti i convegni del mondo, possiamo organizzare tutte le manifestazioni del mondo, la prima azione, ma ci manca l'azione. La prima azione è quella lì. L'azione che rimuove metaforicamente quel bicchiere. A noi manca la stessa cosa. Quindi io volevo chiedere proprio a te, a livello interno tuo, a livello profondo, l'avverti questa necessità, che è arrivato il momento di cambiare marcia e di fare qualcosa in più. Quante volte ti ho detto, il mio piccolo, la mia stupidata, io la chiamo una stupidata, vogliamo fare un qualche cosa di concreto? Domani mattina nessuno che esca di casa, nessuno che vada a lavorare, nessuno che vada a scuola, nessuno faccia nulla. Abbiamo fatto una cosa enorme. E se io chiedessi di fare meno di questo, ma che a livello di potenza funziona molto di più? Va benissimo, è quello che sto chiedendo, cioè bene. Sono purtroppo incapace, io personalmente non ho nessuna possibilità di fare un qualcosa di... Ne parleremo. Concreto. Ne probabilmente parleremo. Posso essere un buon aiutante o cosa, non lo so, no, tu non sei mi interessa. Tu sei molto di più. Non mi interessa. Ti conosco da un po' di tempo, sei molto di più. Il problema è un altro, è che se non ci si muove, se non si prova a vedere, perché molta gente è ancora nascosta dietro a tante cose, sei nascosta. Ha delle potenzialità enormi, è nascosta perché? Perché manca la massa. Vedi? Allora cominciamo a spostare un pochettino di cose e magari questo salta fuori dice: ok, va bene, bene. Sono all'aperto. Allora stiamo adesso ancora a discuterne, esprimo. Perché la gente, che ci sono delle cose che sono in un posto che non ci andrebbe, dove non dovrebbero andare, che tante cose non vanno bene, secondo me l'ha intuito perfettamente. Poi non sì, no, beh, ci mancherebbe altro. Allora, però ne sente semplicemente parlare, spesso con un linguaggio che non capisce, mentre invece noi dovremmo dire: guardate, sappiamo che sta cosa fa male a questo e questo, noi la stiamo cominciando a spostare, vuoi unirti, ma con delle azioni estremamente semplici. Cioè, questa è la anche mia. Anche perché, scusami, nel mio piccolo, una cosa l'ho capita: il problema è semplicissimo. Il problema è semplicissimo da risolvere. Non c'è da fare cose strane. Punto. Lo sappiamo benissimo. Tu ne hai parlato tante volte. Bene. Mi sono informato, ho letto libri, gente che ne sa 3000 volte più di me ce n'è, e il problema è semplicissimo. Non c'è la coscienza, non c'è l'organizzazione. Vogliamo dirla con linguaggio popolare? Vai, dimmi. Allora, qua non è più questione di parole, qua è questione di palle. Esatto. Ok, quindi noi dobbiamo trovare qualcosa che aiuti la gente a tirare le fuori palle. Le palle, certo. Anche perché non dimentichiamolo che siamo italiani. E ci sono dei modi. Solo che noi non dobbiamo più continuare a dire: guardate che il bicchiere è fuori posto e ci sta dando fastidio. Dobbiamo dire con quali azioni noi andiamo a spostarlo. Stop. Sta finendo la batteria, se vuoi aggiungere qualcosa dilla pure. E smettiamola questa storia della democrazia. Sì. Smettiamola, perché è una presa per il culo mostruosa. Prima o poi qualcuno lo capirà. Smettiamola di piangerci addosso. Smettiamola di farci buttare via in questo modo. Siamo degli schiavi buttati in un angolo. È pazzesco, non siamo più capaci di fare nulla. Ma da quando? Ma chi l'ha detto? Perché dobbiamo stare in Europa? Fammi dei parolacce, chiudi, va?
Dai, chiudiamo bene, dai, di qualcosa di carino, eh. Buona sovranità, guarda, a tutti. Ti rifaccio dire con gli occhi azzurri che hai, dai. Buona sovranità a tutti, vedete di capirlo che cos'è la sovranità. Va bene, ti ringrazio. Grazie a te. Quindi diciamo che è il caso di passare adesso ad una fase nuova. Siamo alla frutta. La frutta è finita. La frutta è finita. Che marcia ormai. Dopo la frutta cosa c'è? Lascia perdere. Va bene, grazie Bruno, grazie e buona sovranità naturalmente. Buona sovranità. Ciao. Ciao.